Buongiorno a tutti. Ovviamente la domanda di Giovanni è complessissima. Prima cosa perché per parlare di casi d'uso bisognerebbe avere una storia un po' più lunga di uso. In realtà abbiamo una storia abbastanza breve di apertura. E noi come Formez ci siamo interessati in particolare a dare informazione, a dare visibilità a chi apriva i dati, per poi permettere casi d'uso. Quindi la nostra domanda è sempre stata: dove trovo i dati? In questi anni sono aumentati i dati aperti in generale, sono aumentati anche i dati linked, quindi quelli aperti in modalità ancora più avanzata e molto più utile per fare poi il riuso. E tutto ciò che riguarda la strategia, linee guida sulla politica italiana dell'open data, adesso c'è l'agenzia che ha il compito di indirizzare tutto questo mondo. In particolare noi ci concentriamo sul dare visibilità agli open data che rispettano i canoni del CAD, quindi che hanno la licenza giusta, che hanno il formato giusto, che sono accedibili da web e che sono gratuiti. Nel portale datigov.it trovate la prevalenza trovate tutti i dati che noi cataloghiamo rispetto alla produzione nazionale di dati. Attualmente nel catalogo abbiamo quasi 7.000 dataset di 57 amministrazioni. In Italia sono circa 90 amministrazioni che in questo momento aprono in modo chiaro i dati, quindi con una licenza e con dei formati adeguati. E per fare questo lavoro di classificazione, ovviamente noi classifichiamo tutti i tipi di dataset, non solo quelli cartografici. Però andando all'interno ci sono delle voci, per esempio questa è la visualizzazione della voce cartografia e trovate una serie di dati che riguardano le cartografie, i dataset cartografici aperti dalle amministrazioni. E per fare questo lavoro ovviamente noi come portale nazionale lo facciamo in vista di un adeguamento dei dati prodotti in Italia per l'Europa. Cioè ci piace e ci è stato anche chiesto di fare da collettore dei dati italiani verso le categorie europee dei dati. Quindi i nostri dati vengono mandati poi con gli standard richiesti dall'Europa al portale paneuropeo di chi apre i dati. Quindi chi è interessato a vedere una visualizzazione dei dataset aperti a livello europeo può andare sul portale paneuropeo e troverà tutti i dataset classificati e ovviamente ci troverà tutti i 7.000 italiani, i 7.000 dati dataset. Quindi la vetrina di visualizzazione che noi diamo è sia nazionale con datigov.it sia a livello europeo mandando tutto ciò che viene prodotto di tipo aperto al portale paneuropeo. Come facciamo questo? Abbiamo creato, diciamo, a chi produce dati, a chi produce cataloghi di dati, se vogliono avere la visibilità su dati.gov, quindi scambiare i dati con dati.gov, c'è un documento che spiega come si può fare per trasferire in modo automatico i cataloghi prodotti direttamente su dati.gov. Questo era per dire che per parlare di casi d'uso bisogna far conoscere a chi li deve usare che esistono. Quindi in questo momento abbiamo un grande lavoro da fare. Orbiello ci ha fatto vedere che molte amministrazioni sui dati geodati aprono determinati dataset cartografici, però la visione complessiva, specialmente quando parliamo di dati cartografici e quindi di geoportali, di quali dati sono aperti e quali no, perché dentro un geoportale c'è una categoria chiamata vincoli e dentro la categoria vincoli ci può essere scritto chiusi o aperti. Quindi un geoportale aperto vuol dire il singolo dataset aperto e quindi è aperto con i criteri della legge italiana, quindi con una definizione, come abbiamo detto, di licenza. Andiamo a parlare di casi d'uso.
ovviamente in 10 minuti non riesco a parlare in modo approfondito di casi d'uso. Ho scelto di non parlare di casi d'uso all'interno delle amministrazioni, cioè in questo momento ci sono molti dipartimenti di un'amministrazione che usano i dati aperti dall'altro dipartimento. Però questo non uscirà mai, non verrà pubblicato, non verrà fatta nessuna notizia, perché è un segno di inefficienza. Quindi quando un dipartimento utilizza i dati aperti dall'altro dipartimento perché con altri strumenti classici non è possibile utilizzare quei dati, c'è un problema di inefficienza dell'organizzazione interna alla stessa amministrazione. Così come quando un'amministrazione usa altri dati aperti da un'altra amministrazione, dove non è definita chiaramente la competenza per l'uso di quei dati, anche questa cosa non viene statisticata. Allora vi parlerò di possibili usi che si possono fare per dare degli spunti di riflessione e far vedere dove si può lavorare. Si può lavorare sicuramente su tutto ciò che è il tema delle visualizzazioni e dei cruscotti al servizio di politiche di programmazione, per esempio. Ci sono tantissimi esempi. Io vi do solamente dei riferimenti. Questo è il portale della Commissione dell'Unione Europea. Come vedete in alto, oltre ai dati, c'è una sezione applicazioni. Cioè tutti i soggetti che hanno aperto i dati tendono ormai a dare visibilità alle possibili applicazioni, cioè casi d'uso dei dati. Andando in quella sezione ne troverete molti, e ognuno per la propria specializzazione potrà riflettere. Ve ne porto solamente uno come esempio per capirci. Per esempio questo è l'Atlante europeo dei mari fatto dall'Agenzia europea dell'ambiente, che usa dati di tipo aperto di altri enti. In particolare questa è una visualizzazione in cui usa i dati addirittura della FAO aperti, citandoli. Se voi scorrerete e navigherete su questo Atlante vedrete che cosa vuol dire un riuso, per esempio di un Atlante europeo dei mari, utilizzando dati aperti di soggetti che hanno di altri enti pubblici. E un altro esempio che potete vedere andando per esempio sul portale del Regno Unito, portale degli Open Data del Regno Unito, come al solito c'è una sezione qui in basso che riguarda i casi d'uso. E anche in questo caso, andando a scorrere, ci sono decine di casi d'uso a livello europeo, in particolare del Regno Unito. Ve ne porto sempre uno come esempio. Questo è l'utilizzo dei dati sul rischio di alluvioni. E questa applicazione, fatta sempre dall'Agenzia dell'Ambiente inglese, utilizza dati aperti e quindi rimette in circolo informazioni e mette a disposizione, facendo dei mashup con altri dati, un utilizzo molto interessante, specialmente sul tema del real time. E un altro caso per far capire che, come dice Giovanni, i dati cartografici sono anche le semplici liste di cose che poi hanno due punti, longitudine e latitudine. Per esempio questo è il portale australiano, il sito di servizio australiano che comunica dove sono i bagni pubblici in tutta l'Australia, collegato a delle mappe stradali, quindi dicendo io devo andare da Sydney a Brisbane, quali sono i bagni, e poi si clicca e si vede che cosa c'è in quel bagno, cioè il catalogo dei bagni pubblici australiani è molto dettagliato e aggiornato e c'è la fonte di chi aggiorna quel dato, di quel singolo bagno, cioè l'amministrazione comunale di riferimento. Per dire che anche queste liste di oggetti che stanno su mappe sono forse le cose più utili in questa fase iniziale di riuso, specialmente quando si fanno progetti civici. Andiamo in Italia, ho portato pochissimi esempi perché il tempo è corto. Molti di voi conoscono l'attività fatta dal commissario regionale per le macerie e per il terremoto in Abruzzo. C'è un sito di riferimento in cui l'open data è gestito
come tema della trasparenza, ma anche dell'efficienza, e si usano informazioni sulla rimozione delle macerie, mettendo poi questi dati aperti, utilizzandolo sia per fare delle infografiche di informazione, sia per gestire il processo di gestione di questo servizio, e poi si mettono questi dati anche su mappa. Come vedete, ogni slide poi ha il link, quindi poi sono già pubblicate sul sito, poi potrete andare ad approfondire. Questo era per dire che in questo caso l'amministrazione sceglie l'open data, in questo caso è più facile perché è una funzione nuova, e sceglie l'open data come strumento di coordinamento sui dati con i diversi soggetti di quel processo. E, sempre sul tema della facilità ormai di pensare all'uso, ho citato il caso, ad esempio questo è il portale della Regione Lombardia, molto utile perché oltre ad aprire dati ha una sezione, dà la possibilità immediatamente di fare delle visualizzazioni, non solo, per esempio questa è la mappa dei mercati storici in Lombardia, e quindi gli utenti immediatamente hanno già un servizio di riuso di quei dati già aperti, poi chi vuole se li scarica, ne fa delle applicazioni ulteriori, però questo aiuto alla visualizzazione, quindi avere subito un servizio anche direttamente dal portale, è molto utile, e lo fanno in diversi, però la Lombardia è un caso importante perché pubblica moltissimi dati. E altro tipo di esempio, sempre su questo, pubbliche amministrazioni che fanno un po' da intermediari al riuso dei casi d'uso, e il Comune di Bologna, oltre ad aprire i dati, ha una sezione casi d'uso e fa delle visualizzazioni, delle infografiche sui dati che apre, e quindi per esempio queste sono i semplici violazioni dei varchi per strada, e quindi possono essere visualizzati, se voi scorrete sotto ci sono tutti i dati che vengono utilizzati. Questo sistema di che la pubblica amministrazione apre i dati e poi dà dei primi casi di uso al cittadino, aiutano poi a sviluppare anche la capacità civica di pensare quei dati anche per altri scopi. Per esempio questo è un altro esempio in cui i dati sono gli immobili inutilizzati del Comune di Bologna, semplicemente messi su mappa e aperti. Questo è per dire che si può fare open data e riuso anche a livelli bassi. Altro esempio, ovviamente la stessa cosa fa il Comune di Firenze, facendo delle visualizzazioni su dati aperti, questi sono sempre i sinistri per via del Comune di Firenze. Torno sempre sull'esempio che ha fatto anche la Palmerani, però da un punto di vista di pubblica amministrazione che deve riutilizzare dati aperti da terzi, e lo fa in modo alternativo seguendo tutta la filiera, cioè prende dei dati pubblici aperti da altri soggetti, li utilizza all'interno dei propri processi produttivi e compiti istituzionali, riutilizza queste informazioni per li mette per tutta la cittadinanza, e la cosa importante, questa esperienza l'ha raccontata con un documento, e quindi spiega agli altri che lo vogliono fare con un documento, dice io ho fatto così, ecco che cosa dovete fare. Quindi c'è un trasferimento, cioè il caso d'uso è più che altro il trasferimento dell'esperienza della persona e dell'ufficio che l'ha fatto, che c'è riuscito a fare questa cosa. Quindi per rispondere alla domanda basta andare sul sito e scaricarsi il documento che ha scritto per far vedere come si fa. Andiamo a un riuso, oltre alle visualizzazioni ai cruscotti che possono essere di servizio alle decisioni di programmazione di qualsiasi attività. Ovviamente il tema delle app, l'abbiamo visto, è fondamentale. Come DatiGov abbiamo una sezione di monitoraggio delle applicazioni che usano dati pubblici o fatte dalla pubblica amministrazione. È una sezione ancora poco rappresentativa di quello che succede. Abbiamo solamente 177 applicazioni,
tra le quali molte sono le classiche applicazioni semplicissime, dove trovo la farmacia, dove trovo il distributore, dove trovo il parcheggio, dove c'è il bar sharing, il bike sharing, quelle sul traffico, parcheggi, insomma, sono molto semplicissime. Ovviamente l'informazione che è riusabile, seria, e lo stiamo vedendo negli ultimi mesi, è quella collegata al real time, cioè informazioni sulla mobilità in real time aperti, che possono essere utilizzati da qualsiasi applicazione, però anche degli altri tipi di informazioni, sia aeree che navali. Andiamo sul tema sempre a livello di applicazioni che utilizzano i dati. Questa è sempre l'Agenzia Europea, ovviamente ha tutta una sezione sull'utilizzo dei dati ambientali. EuroPair è un'applicazione che serve a monitorare la qualità dell'aria dei dati che arrivano all'Agenzia Europea. Interessante poi vedere quali dati arrivano. E questa invece è un'applicazione che fa il monitoraggio acustico, quindi arrivano i dati dalle centraline nazionali, però la cosa interessante è che l'applicazione permette agli utenti di arricchire i dati, quindi si apre il problema del riuso insieme agli utenti, quindi non più la pubblica amministrazione che pubblica dà delle visualizzazioni degli usi ai cittadini, ma chiede un contributo a migliorare l'informazione, quindi ognuno di noi può misurare il livello di rumore e poi manda l'informazione e ve la trovate in mappa, e quindi viene il dato di quella centralina, di quella città, viene circondata dai dati reali dei cittadini. Un breve cenno sui dati statistici, perché sono i dati di supporto, cioè tutto ciò che riguarda quello che facciamo ha sempre bisogno di due aspetti, almeno chi fa riuso: dati statistici a supporto di quello che diciamo e dati, come dire, normativo amministrativi di supporto. Allora, su questi due ambienti di dati accessori, segnalo solamente la cosa più importante, che ovviamente l'Istat, abbiamo un ottimo store di dati dell'Istat e possono essere riusati. Pensate, se venissero riusati aggregandoli sempre ogni volta che noi parliamo di qualcosa di statistico, sia in un'applicazione sia in un documento online, quindi ogni volta che c'è un'affermazione di tipo statistica dovrebbe essere linkata ai dati già presenti. Chiudo con questo auspicio che i dati siano sempre più autonomi, distribuiti e che si collegano tra di loro per il riuso. E mi fermo all'ultimo, sono ultime due slide, sull'aspetto dei dati accessori a tutte le attività che facciamo. Chiunque, in particolare questa platea, utilizza i dati per la propria attività lavorativa, dati di tipo territoriale, che purtroppo spesso si incrociano con i dati di tipo amministrativo, cioè avere la delibera di quell'atto, avere tutta una serie di allegati, che può stoppare il processo. Quindi il mio impegno è quello di lavorare e far lavorare i gruppi dove è possibile sul miglioramento dell'apertura dei dati di tipo amministrativo, in modo che sia fatto il massimo uso possibile a chi in questo momento ha bisogno di trovare delibere, linkare delibere, avercele tutte, avercele in formato aperto per poterci fare cose nuove e per poter linkare questi atti anche su mappa, e quindi capire che l'uso si può migliorare con questo collegamento ai dati già aperti. Sempre per chiudere il mio intervento, questo spostamento dei dati che consideriamo pubblici a dati sempre più comuni, cioè messi a disposizione di processi non solo pubblici ma civici, ci porterà sicuramente a fare un ragionamento sulle priorità dei problemi da risolvere e quindi su quali dati aprire per primi. Ci sono dei problemi
prioritari da risolvere in ogni regione e su quelli bisogna dare priorità all'apertura dei dati, così come il tema della collaborazione per fare queste cose insieme, pubblico e privato e associazionismo. Tutto il tema del partenariato pubblico-privato, chi si occupa un po' di nuova programmazione dei fondi strutturali sa che nella nuova programmazione nei prossimi 7 anni questo tema del partenariato pubblico-privato ha fatto un salto qualitativo e la Commissione europea chiede in tutti i processi di sviluppo che il partenariato pubblico-privato sia esaltato. E questo, secondo me, il tema dell'open data e il riuso di open data è proprio il campo di sperimentazione più interessante per questo tema. Bisogna essere pronti sia come pubblica amministrazione che come cittadini. Chiudo il tema del miglioramento, ma si capisce che i dati vengono migliorati. Noi tutte queste cose le faremo creando degli spazi anche per promuovere questo nuovo modo di co-creare, risolvere problemi su determinati nuovi servizi. Lo facciamo normalmente all'interno della comunità innovatori PA discutendo, però lo facciamo anche con eventi fisici. Io ho chiuso.